I sogni dell'Inter vanno in fumo al gol di Virdis. I napoletani esultano e celebrano un singolare funerale. I protagonisti sono più sereni. Luca Moreno, bisognerebbe parlare di questo pareggio così, ma bisognerebbe parlare anche della partita che è stata molto bella. Il pareggio vi sta stretto? No, diciamo che il pareggio può essere anche un risultato giusto. Loro dopo il vantaggio hanno avuto anche una grossissima occasione. Poi una volta pareggiate la partita, diciamo che loro hanno avuto le occasioni, noi alla fine credo che il pareggio sia giusto. Ferrario interpreta così il mezzo passo falso del Napoli, ma nessuno drammatizza, anche perché alla resa dei conti è stata una giornata favorevole agli azzurri e tra le pieghe della partita vengono fuori dati interessanti. Maradona segna il suo 200° gol in 11 campionati e Renica diventa sempre più autorevole, così se Bagni e Romano non sono in giornata sì, lui e Ferrara risolvono la partita. Renica perché propizia il gol dell'argentino, oltre ad essere sempre presente in difesa. Ferrara perché annulla Vialli e taglia le ali alla Samp, che di occasioni come questa ne supera più di una. Il Napoli potrebbe rispondere, ed avrebbe ragione, che di palle gol ne ha create altrettante e che un grande Bistazzoni ha neutralizzato da par suo ogni possibile insidia. È mancato anche Cerezo ai blucerchiati, almeno nel primo tempo, quando a marcarlo era stato De Napoli. Ma quel diavolo di Salzano, che Bruscolotti ha faticato a controllare finché è stato in campo, ha creato gran gioco e suggerimenti validi. Dunque prima o poi questo gol poteva anche maturare, ed è maturato prima di quanto prevedessero loro stessi i sampdoriani, rapidi in questa triangolazione per Lorenzo. È il momento della Samp, cui l'euforia dell'insperato successo momentaneo mette le ali ai piedi dei suoi giocatori, anzi ai contropiedi, che Lorenzo però, come Paganini, non onora con il bis. Come si dice, gol mancato, gol subito? Ed ecco subito applicata da Maradona la regola. L'assist è di Renica, troppo dimenticato, da chi sui taccuini ha il dovere di segnare i nomi dei giocatori migliori del campionato per le squadre nazionali. In mancanza lo facciamo noi. Il tourbillon delle sostituzioni avviene nella ripresa. Bianchi lascia negli spogliatoi Bruscolotti a beneficio di Volpicina e quando uscirà Bagni, che chiede il riposo, le marcature cambiano ancora. De Napoli va su Salzano, Romano su Fusi e Cerezo viene preso in consegna da Sola. Volpicina opera sulla fascia e lo insegue pari. Bistazzoni però continua a giganteggiare, fa mordere le mani a Giordano, che poteva centrare il suo gol 101 della serie su punizione. E fa disperare Caffarelli per un altro intervento tempestivo. E poi ancora Romano. Gli azzurri premono e riescono anche a manovrare con piacevolezza, ma c'è sempre qualcuno a sbarrare la via del gol. La partita diventa sempre più aperta alla ricerca da ambo le parti della rete vincente ed il pubblico non si dispera più di tanto, perché dagli altoparlanti apprende della vittoria del Milan ad opera di Virdis. Chi si arrabbia è solo Boskov, che non accetta il recupero di 2 minuti. Agnolin gli risponde che l'orologio che conta è solo il suo. Dunque, tutto sommato, credo che abbiate guadagnato qualche cosa in classifica, naturalmente nei confronti dell'Inter sicuramente. Forse un piccolo vantaggio oggi l'abbiamo avuto, perché prima avevamo l'Inter 4 punti e dovevamo andare a San Siro, invece adesso abbiamo la Juventus e la Juventus deve venire qui a San Paolo. Allora, come dire che la Juventus è meglio come avversaria per voi, meglio nel senso che la preferite l'Inter? Ma la Juve mi sembra che ha dei scontri diretti un pochino più difficili, perché prima di venire qui al San Paolo deve andare a San Siro. Cosa non ha funzionato oggi Giordano? Ma loro forse stanno un pochino meglio, noi abbiamo accusato qualche momentaccio, loro sono stati bravi a approfittarne, però abbiamo avuto così il carattere di abbiamo reagito e per fortuna è andata bene. Sì, sono passato del normale, perché sempre facevamo 2 punti e oggi ho fatto 3. No, nel secondo tempo una palla che la colpisco di testa e Pellegrini veniva per rinviare. È stato un calcio senza volere, perché lui andava alla palla, io l'avevo anticipato e niente, perché si può succedere in una partita questo.